Buonasera, a grande richiesta. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Spero che si collegui quel fango di Fulvio, deve essere il primo della lista. Io stasera, ragazzi, onestamente, volevo farmi con ieri. Ciao Lellino, perdonami, ma non riuscivo io a vedere questo video che tu hai pubblicato, perché a quanto ho capito io, non l'avevo mai vista. Praticamente dovevo essere invitato e tu a me in questo video non mi invita, quindi non mi permetteva di vederlo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Salvo Scirè, Marco Balocchi, ciao Salvuccio. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Mi sto andando a guardare il pennello che voglio usare stasera. Quasi quasi mi spennello. Andiamo di Yaki? Ciao Donà! Oh, il buon Balocchi! Abbiamo i boss questa sera. Salvo! Ciao nipotino! Ciao Lorenzo Spampinato, Antonio Strazieri, buonasera, buonasera, buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Avevo promesso che ieri era l'ultima diretta che facevo prima dell'evento, perché ci voglio arrivare con la barba all'evento. In modo così da farmi sbarbare dal grande Paolo Barasso. Però visto e considerato che non vi nascondo che stasera, ieri sera ho assaggiato i mirtilli per la prima volta. E come sono, Balocchi? Tranquillo, tranquillo. Allora ragazzi, stasera vi voglio fare vedere delle chicche. Allora, innanzitutto ho avuto la possibilità di avere tra le mie manine, quindi udite, 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 lodi, 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 questi rasoi qua. Allora, innanzitutto, questo è un altro che tengo tra le mie mani, un altro Mastrolivi in damasco. Non so se si vede, a punta. Questo rasoio è stato fatto apposta per Franco Alfonso, il quale ieri mi ha dato il rasoio per affilarlo. Gli ho dato una passata nella tecnica di affilatura, come dice il maestro, solo su pasta verde. Poi ho avuto sempre da affilare per il giorno dell'evento, quindi udite, udite, udite. Questi qua se lo ricorderanno i più antichi di tutti, chi frequenta i forum e queste cose. Ve lo ricordate questo rasoio? Ragazzi, questo qua è il famosissimo Medusa, che è stato, diciamo, adito a scontri nei gruppi per l'acciaio particolare, molto duro, inaffilabile, eccetera, eccetera. Il rasoio, onestamente, già tagliavo, gli ho dato solo una rinfrescatina. Bel rasoio, ragazzi, un acciaio molto particolare, molto, ma molto particolare. Aspetta un attimo, lascia stare, sono troppo giù. Ciao Fulvietto, ciao Dariuzzo, ragazzi scusate ma io ho capito che Facebook ha fatto degli aggiornamenti devastanti e quindi Messenger è cambiato, ora sto video party non so neanche che cos'è, non sono riuscito a entrare. Ciao Salvatore, e in più, oltre a questi due rasoi che vi ho fatti vedere, ma il Medusa è tanta roba, ciao Vanino, ciao anche, questa ragazzi è una cosa allucinante, che momento la restituirò, però momentaneamente ce l'ho io. Questo è il grifetto che ha fatto il maestro Livi a Franco Alfonso. Io ce l'ho avuto nelle mani. Se te fai quell'odore, appena ti vedo, ti lavo con l'estintore. Balocchi, non capisci la qualità. Non è colpa tua. Ti porterò sulla buona strada. Vai tranquillo. Vai tranquillo. Vai tranquillo. Guardate che bellezza. Questo qua è il rasoio che ha fatto il maestro Livi davanti a Franco Alfonso, proprio gliel'ha fatto davanti, raccontato da Franco Alfonso. Ciao Carlos, da Rio de Janeiro, Alessandro, ragazzi, buonasera a tutti. Allora, ragazzi, perdonatemi se non sono stato vicino alle vostre dirette, alle vostre chat, ne ho almeno un 4-5 da vedermi, ma purtroppo sono stato incasinato e non ho potuto.
Allora, la barbetta che mi voglio fare stasera, che giuro che sarà l'ultima, che poi all'evento ci voglio arrivare con un po' di barba per godermi una barba. Stasera mi voglio fare la barba con rasoio Razorock che vende il buon Marco Balocchi. Con questa lametta sarei alla terza barba. Io non vi nascondo che questo rasoio, ragazzi, taglia da fare paura con una dolcezza incredibile. L'unica cosa che mi ha un pochettino, diciamo, messo... non che mi ha disarmato, però che mi ha dato un pochettino a pensare, visto che ero abituato con l'Icon, è praticamente la pesantezza, perché è ricavato dal pieno d'alluminio, quindi per i primi 3 cm mi sono dovuto abituare a dargli il peso io alla mano per farlo scendere. Stasera voglio fare la prova mettendoci un manico Icon, ci siamo? Quindi dandogli un peso specifico e bilanciandolo al rasoio. Non ci sarebbe bisogno, perché credetemi, a 3 cm che lo usi prendi la mano. Ma è un flash mentale mio. Stasera voglio provare, ragazzi, una cosa che è veramente, ragazzi, il top del top del top del top del top. Una carezza sul viso. Io questa sera userò Martin de Candre al vetiver. Ragazzi, questo è fotonico. Giuro, fotonico. Quindi vado a prelevare in ciotola. Ma cos'è? È un DE particolare, cioè, ve ne parlo. Allora, praticamente questo qua, Dariuzzo, è un rasoio di sicurezza che io calcola sempre, piglia con le pinze quello che ti dico io, perché di rasoio di sicurezza ne so ben poco. Diciamo che nei mercatini americani tutti sti rasoi che hanno queste lame qua, ti faccio vedere, che escono da questo blister, che è la lametta singola, praticamente hanno un prezzo non indifferente se vai a vedere sui siti americani, tutti con nomi particolari questi rasoi. L'altra volta l'ho visto sul sito di Marco, questo rasoio qua, che costa 38 euro. Ho detto, cazzo, lo voglio provare. Ho chiamato Marco e gli faccio, mi sto ordinando questo rasoio. Gentilmente me l'ha mandato per provarlo e per vedere un pochettino come va. E non vi nascondo, ragazzi, che avendo come punto di riferimento gli Icon, attenzione, cioè gli Icon come punto di riferimento, che li sappiamo tutti, hanno una dolcezza di taglio incredibile, io non vi nascondo. Le hai prese quelle cose? No, ancora non l'ho fatto. Una cosa posso fare, Guglia, uno sono. Fai un disegno e non sai leggere. Quel Fulvio. Vieni incontro, non so, ti rendimi il gioco. Cioè, io capisco che sono cintura mondiale di figure di merda, però porco cane. Comunque, tornando al discorso, ha una monolama qua dentro, che ve la faccio vedere come funziona, dai. Guardate un po'. Allora. Allora, questa qua è la lamettina che ti esce da questo blister, portando avanti e indietro questo carrello qua. Tac, esce la lametta, che non puoi più inserirla. Ma a sua volta, quando la consumi, in questo buco che c'è qua, vai a mettere la lamettina usata. Molto, ma molto carina. La testina funziona così, ha questi due buchi qua. A sua volta gli vai a mettere la lametta, tac. Spero che ci sia il buon Cristina, così gli faccio il colpo del tac e lui è contento. Vai a mettere, praticamente, non so se si vede, la seconda testina. E gli vai a chiudere, o perlomeno a chiudere, a stringere. Ciao Giovanni! E vai a stringere la testina. Io non vi nascondo che invece di metterci il suo manico, stasera gli ho messo il bulldog per vedere che succede. Mi vado a prelevare, perché stasera, ragazzi, è storia, stasera mi voglio divertire, è uno dei più costosi dei Martin de Candre, perché è il vetiver, ragazzi, e poi lo andrò a accompagnare con qualcosina al vetiver. Il professor Giuseppe Frankenstein. Dai, che più tardi ti faccio l'angolo del patacca, Balocchino, dai. E tu sei contento quando ti faccio l'angolo del patacca. La cosa che vi voglio fare vedere, la ciotola è rasa. Ora io lo vado a caricare il pennello e lui rimarrà raso, perché è talmente concentrato questo prodotto che, ragazzi, credetemi, secondo me una ciotola dura una vita. Secondo me dura una vita. Ve lo voglio far vedere però. Allora, ho prelevato, sempre rasa è, cioè non so se si vede, sempre rasa è. Mi bagno il mio faccino, tac,
e vado all'insaponata. Sì, Fulvio, la notte mi sogno. Poi l'è innamorato di me, ragazzi. Mi chiama 15 volte al giorno. Ciao Stefano! Pennelletto Yaqui, sì, caro. Non ti dico com'è questa cremina, ragazzi, perché per 50 euro lo potevi poter usare per tre generazioni. Sì, il consumo è veramente basso, Peppino. Ma le profumazioni, ciao Marcuccio, sono veramente ottime. Ora stasera col rasoio mi godo questa rasatura che mi porta a paro tutta la barba, in modo così per l'evento sono bello sbarbato e liscio liscio come un fiorellino, eh? Andiamo con il nuovo Razarok, che è uscito penso da poco. Il buon Marco Balocchi contento che sto parlando del rasoio, una Pasqua. Sto provando il manico Bulldog, vediamo come va. Ragazzi, crede, ha una dolcezza incredibile. È la cosa che mi sconvolge, sta cosa qua, la dolcezza. Perché come punto di riferimento c'ho gli Icon. Però questo, ragazzi, se non è superiore se la gioca. E costa 38 euro. Questo mi fa impazzire, che un Icon costa 100 euro. Giuseppe, sei come Buff, ti aspettiamo tutte le sere. Grazie, cuginetto. Ormai sono tappa fissa. Io non mi nascondo che questa sera ha detto, cazzo, me la scapolo. Però il maialazzo Giovanni è sempre il maialazzo. Hai detto bene. Io ti ripeto, su, se guardi qua, Silver Tip ce l'abbiamo tutti. Li ho provati tutti, ho avuto modo di fare paragoni. Il maiale, ragazzi, non si batte. Aspettate, non si batte sulla mia faccia, perché io mi piace tantissimo sentirmi raschiare la faccia, proprio sentire veramente il pennello che agisce sulla faccia. Ho visto persone con i miei occhi che col maiale, ragazzi, strofinandoselo, si irritano la faccia. Ragazzi, la dolcezza di taglio è incredibile. Credetemi, ho la barba corta di ieri. Cioè, potete immaginare quanto crescita ho. Cioè, penso che si capisca, no? E con tutto questo qua riesco, credetemi, a passare il rasoio e a non sentire per niente fastidio sulla pelle, diciamo, ancora pseudamente stressata dalla rasatura di ieri. Movimenti rotatori, mi raccomando, rotatori mi vengono difficili, ragazzi. La mia mano non riesce a ruotare. Ragazzi, non so se si può vedere la pastosità. Il profumo, ragazzi, inebriante. Il vetiver. Ciao, chef!
Il buon Marco Spadicchia, amico mio. Io ti devo chiedere una cosa, Marco, se come praticamente, essendo che sto a Palermo, io diciamo, il canale dove tu fai la diretta della tua puntata televisiva, io non la vedo, Marcuccio. Puoi mandarmi, diciamo, un qualcosa, streaming, così un avviso quando tu c'hai le puntate, io me lo devo andare a vedere sopra internet, perché non riesco a vederli. Cioè, non so mai quando sei in diretta. Perché è piacevole, onestamente. Ragazzi, ma vi rendete conto quanto sta montando? Cioè, anche a occhio, vi rendete conto la differenza che c'è? Deve ancora cominciare. Benissimo. Mandami streaming e tutto quello che possa essere, perché io lo devo guardare streaming, capito? Così mi segno le spunte. Se no non me ne vedo mai. Andiamo, ragazzi, di contropelo. Mi faccio la barbetta bella fitta fitta, in modo che così per l'evento sono un fier. Eh? Ciao, Alessa! Allora, ragazzi, vi dico una cosa. Ok, a Telewanna a Palermo, ok. Non vi nascondo che mettendoci il manico bulldog, essendo che il rasoio aumenta il peso specifico, hai, diciamo, più controllo a scendere, però a salire non ci trovo nulla di diverso. Quindi diciamo è solo questione di prenderci la mano, ma si può anche restare col rasoio originale, col manico originale. Ovvio, voi sta prova fatela, perché la maggior parte di voi, lo so, avete tutti gli icon, quindi provate. Ma vi posso dire che la storia, la solfa non sta cambiando più di tanto. Una cosa che è devastante è questa crema, ragazzi, che è inutile che... Peccato che costi 50 euro, solo questo è il problema, ragazzi. Perché non ci vale 50 euro? Perché non è giusto che vali 50, che costi 50 euro. Ragazzi, ve la posso dire una cosa, però mi dovete credere. È difficile che io mi inebrio con un rasoio che è veramente dolce, perché io non vi nascondo che con le lamette sono un pochettino al limite ogni volta. Tranne che sono riuscito a trovare. Vai a cucinare. Ciao grande, quando dici tu cucina a casa mia, maledetto. Con le lamette, fino a quando non ho trovato il mio connubio che è sullo slant, con le feather, che sono le più taglienti di tutti, io riesco a non irritarmi, ci passo mezza volta e già sono tranquillissimo in BBS. Non vi nascondo che con gli altri icon l'unica lametta che sono riuscito a mettermi in faccia è l'astraverde, perché poi tutte le altre l'indomani mattina mi sento la pelle tirare, me la sento molto stressata. Io non vi nascondo che con questo rasoio qua, che io neanche conoscevo, ragazzi, ma credetemi, provatelo, siete tutti un popolo di spendaccioni. Sputtanatemi in diretta se vi dico una minchiata. La maggior parte di voi i rasoi di sicurezza li conoscono e quindi sappiamo tutti, anzi, voi ne sapete di più di me, perché venite da molto più lontano e possibilmente sui rasoi di sicurezza ne sapete di più di me. Ma credetemi, ragazzi, ha una dolcezza di taglio devastante. Ora io non so se è l'angolazione che ti dà questo rasoio al taglio, se sono queste lamette, che giustamente conoscendo la marca ti rendi conto che sei nell'Olimpo delle lamette. Ma ho visto però che esiste su Razor Blade, sul sito quello che hanno tutte le lamette, questa confezione con le lamette Kai, che costano, mi pare, anche 10 euro in più, 8 euro in più. Boh, non so se il prezzo sia dovuto che siano ancora più taglienti, ma vi posso assicurare che con questo rasoio, ragazzi, vi fate una barba di una dolcezza incredibile. Io, boh,
Cioè, io questa dolcezza qua la riesco ad avere, ve lo dico sincero, solo col mano libera. Ma non sono così profondo, però, da essere liscio, 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 liscio. Ve lo dico sincero, così liscio no. Allora, ancora la schiuma è bella, ragazzi. Dobbiamo fare, mi sa, qualche puntatina veramente per vedere le differenze delle schiume in faccia. Perché ve lo vorrei fare capire la differenza di come proprio a toccare la faccia, ora come ora, per come ho questa faccia qua, ragazzi. Non mi viene voglia di anche di mettermi l'after, mi credete? Cioè, non mi viene voglia di mettermi l'after, di come me la sento bella la pelle. Che crema da barba, ragazzi. Cioè, vi rendete conto con quel poco che ho nel pizzetto di quanto è densa e concentrata? Questo dal fatto che tu giri il pennello nella ciotola e manco si consuma, perché proprio è super concentrata. Io qua mi sto rimontando un'altra volta. La crema in faccia. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Comunque, ora vi faccio un'anteprima. Io non vi nascondo che oggi pomeriggio sono stato un'oretta a parlare col maestro. Uno, per sapere come stava, perché si trova in ospedale. E seconda cosa, perché essendo che per l'evento devo affilare i rasoi che mi ha dato Franco Alfonso, che sono i suoi, diciamo, rasoi personali che ha fatto il maestro. Io nel frattempo, ragazzi, mi metto la crema in faccia. Me la faccio assorbire, parlo con voi, che faccio agire veramente il prodotto, perché la barba l'ho finita e ne approfitto delle proprietà nutritive di questo prodotto, che credetemi, ragazzi, è tanta roba. E nel frattempo parliamo del Mastro Olivi. Cioè, io cerco, ragazzi, di riportarvi quello che mi ha detto il maestro. Allora, Mastro Olivi, il maestro oggi io molto umilmente gli ho detto come stava, come non stava, gli ho detto: maestro, ascoltami, devo affilare i rasoi per l'evento, o perlomeno dargli una rinfrescata nei tuoi rasoi, che cosa devo fare? Lui mi ha detto: Giuseppe, devi solo andare di pasta verde. Ora, se voi andate a vedere i video di Mastro Olivi, lui usa una tecnica che praticamente fa coramella, costa, abbassa, a uscire, non sopra e sotto come se fosse un normale rasoio. Capiamoci. Ma che cos'è che vuole, Fulvio? Ma che cosa vuoi che mi continui ad attaccare? Quindi, per il rasoio del maestro, ragazzi, solo pasta verde, perché lui afferma, e ne sono pienamente convinto, che per ravvivare i suoi rasoi ci vuole solo ed esclusivamente, ragazzi, la pasta verde. Io faccio girare la crema. Mamma mia, che odore, ragazzi. Quindi, tornando al discorso di Mastro Olivi, ragazzi, solo pasta verde per i rasoi del maestro. Poi per tutto il resto andiamo su pietra, come si è sempre fatto e come si farà. Non vi nascondo che mi è dispiaciuto il fatto che il maestro non è venuto, perché io mi iscrivo subito
Mi dispiace il fatto che il maestro non è potuto essere dei nostri, ragazzi, perché c'erano tanti dubbi che volevo svelarmi. Cioè, sul fatto, si sta parlando sul gruppo delle pietre, l'Ardesia, questo no, ma una cosa, ragazzi, che a me veramente mi preme, perché ho fatto delle ricerche importanti, e penso pure voi, dove praticamente ci sono due scuole di pensiero, Nastro sì, sulla costa, Nastro no. E quindi avevo il piacere di capire perché solo pasta verde, perché la pasta di Mastro Livi messa sulla terra ha un grit di 30.000 all'incirca. Quindi Marco Rinaldi, buonasera, quindi automaticamente il maestro dice il rasoio mio per l'acciaio che io ho composto alla forge ha solo bisogno della coramella lato pasta verde per essere ravvivato il filo. Ci siamo? È una pasta verde particolare che è questo candelotto qua. Questo candelotto qua. Questo è nuovo di pacca ancora. Allora, aspetta, te lo faccio vedere per renderti conto. Vedi com'è? Allora, Dario, lui praticamente i rasoi li affila su pietra. Nel momento in cui lui li affila su pietra, praticamente... lui lo finisce su pietra e poi a sua volta tutto il ravvivare del filo il maestro asserisce che non c'è bisogno della pasta verde, c'è della pasta verde, sentiamo, della pietra, ma c'è bisogno solo della sua pasta verde. Ragazzi, sono scuole di pensiero, è come se ci sono delle scuole di pensiero che dicono praticamente la costa sì, cioè il nastro isolante sulla costa sì, il nastro isolante sulla costa no. Ragazzi, è da scoprire, è proprio da capire. Io non vi nascondo che ho fatto delle varie prove e onestamente ci sono dei rasoi che sono veramente fuori quota, perché mi insegnano che la costa, il consumo della costa è proporzionale al consumo del filo del rasoio. Quindi proporzionalmente io per intelligenza, diciamo, posso dire consumandosi omogeneamente la costa si consuma pure il filo del rasoio e quindi può essere questa dimensione qua. Quindi ragazzi, si devono fare delle prove. Io spero che ci possa essere un evento fatto in maniera seria, in modo così da provare. Il nastro isolante singolo non si nega a nessuno. Sì, Fulvio, però tu lo sai, ci sono persone, e non sono gli ultimi arrivati, che asseriscono che il nastro sulla costa non va messo, perché distrugge la geometria del rasoio, perché al consumarsi della costa si consuma pure il filo, e il rasoio si consuma di pari passo. Nel momento in cui tu metti il nastro alla costa, consumi il filo ma non consumi la costa. Quindi ragazzi, è una controversia, ma sia con il nastro alla costa, sia con il nastro senza costa, il rasoio funziona. Quindi è da vedere, ragazzi, da provare, da farlo spiegare, ma secondo me più da provare, c'è da perderci tempo, ragazzi, di pigliare un rasoio. Io non lo metto il nastro, lo vedi Giuseppe? Perché tu ti trovi così, perché hai questo pensiero. Io non ti nascondo che io sono uno di quelli che il nastro lo mette. Da quando mi sento al telefono col maestro Livi, non ti nascondo che nel momento in cui gli ho detto il nastro sulla costa mi voleva ammazzare per telefono. No, giammai, il nastro no, perché rovini la geometria del rasoio. E ci può pure stare, ci credo. Ci credo. Però a me ha funzionato, ragazzi, quindi mi è stato insegnato così da persone che ne sanno veramente anni luce più di me. Quindi, boh, nessuna parte devi prendere su IE. Beh, in Giappone la soluzione... Io non ti nascondo che, ragazzi, sui rasoi, quelli là che ho io, i miei filarmonico, ho sempre messo il nastro sulla costa e tagliano in maniera perfetta, non vi nascondo. Nei rasoi di Mastro Livi, essendo che sono del maestro e ci tengo molto a questi rasoi, la sua buon voce dice di non mettere praticamente per nessun motivo il rasoio per ravvivare il filo dopo 15-20 barbe sulla pietra, ma di passarlo sulla sua pasta verde. Io non vi nascondo
che ancora non ci sono arrivato a rivivare, diciamo, i fili del rasoio, perché ancora ne ho per 1.000 anni di tagliare. Però non vi nascondo che nel momento in cui ci sarà il momento di affilare il rasoio, io proverò la pasta verde del maestro e vediamo se veramente, per carità, ci credo. Si dovrebbe fare una prova anche su un altro rasoio. E che se essendo che l'altro rasoio tu l'hai affilato con il nastro. Per me il nastro ha un senso, forse se lo vuoi preservare una costa che ha qualche decorazione. Ragazzi, scusate che mi lavo tutto l'ambaradam. Allora, aspetta, stasera mi voglio insaponare con il prodottino Barberia Carotese by Mastro Lello. Scusate un attimo. Non so cosa state scrivendo. Allora, ora non vi vengo più dietro, però, ragazzi, che avete scritto l'impossibile. Comunque, ciao a tutti, ciao Salvatore, ciao Donato. Ma già è rientrato. Ciao Silvanuccia, sei in diretta, ora me ne sono accorto. La faccia che è un piacere. Bob lo mette, per esempio. Sì, e ragazzi, Bob non è l'ultimo arrivato nell'affilatura, capito? Questo è quello che mi devo capire, ragazzi, devo capire, dobbiamo capire. Io, secondo me, è possibile pure che, diciamo, la composizione molecolare dell'acciaio dei rasoi di Mastro Livi, fatti dal maestro, magari permettono solo ed esclusivamente un ravvivare il filo sulla pasta verde, visto che mi ha detto il maestro che la sua pasta, e vi posso assicurare che mangia la sua pasta, sulla tela arriva un grit di 30.000. Quindi nel momento in cui tu arrivi a passare il rasoio lì e ravvivi veramente, perché se vedete i video ci ho provato pure io con dei rasoi sacrificatori e ragazzi mangia, io vi posso assicurare che se si arriva a 30.000 e poi l'ho passata sulla sua coramella, che ragazzi, una cosa che voglio dirvi, io ho fatto delle varie prove al microscopio per vedere le coramelle che cosa fanno. Io non vi nascondo, momentaneamente quelle che ho sono una coramella che abbiamo fatto con Guglielmo con un ottimo cuoio che è costato un occhio della testa sulla tavoletta, una coramella di Simone Brigida e ho la coramella del maestro. Io quello che vedo che succede sul filo del rasoio con un 25-20 passate sulla coramella lato cuoio, cioè lato pelle di Mastro Livi, lo fa su altre coramelle con 50-60 passate. Però mi insegna Mastro Livi che la sua pelle, cioè quella gialla, perché se vedete la coramella di Mastro Livi è gialla, è trattata. Quindi il suo trattamento serve anche a dare questa, diciamo, sorta di diciamo, di affilatura particolare al rasoio, che vista al microscopio, ragazzi, c'è. Perché io ho fatto le stesse passate con un altro rasoio, o perlomeno con un'altra coramella. E ragazzi, non succede niente a 20 passate. Cioè, neanche la solletichi il filo del rasoio. Quindi. Bravo! La dobbiamo capire, ragazzi. L'angolo del patacca del buon Marco Balocchi, che ora mi sto mettendo il mirso e lui sarà felicissimo.
Ora, a quanto ho capito, da Francesco Marrapodi ha provato il misto e mi ha detto che se mi trovo con questa profumazione speziata di rosmarino mi spruzza l'estintore. Non capisci, non capisci, non capisci, devi essere aperto. Tu non devi guardare la profumazione che ha, che a me piace tantissimo. Devi guardare tu praticamente il risultato. Che quel posto era satura, te lo fa da Dio. Ora io che ho la pelle qua un pochettino irritata, ragazzi, qua mi sono irritato, ma perché ha 3 giorni che mi faccio pelle contro pelle e mi sfregio, serio. Io ci vado a mettere il mirsol e visto che stasera mi sono irritato seriamente, cioè qua, un pochettino qua, io vi faccio vedere. Mentre che parlo con voi, a 5 minuti che cosa succede? Tu lo adori il rosmarino, Peppino, però ti ripeto, il profumo è una cosa che può... perché ha una vita breve, come dico sempre. Quello che conta è il post-rasatura, quello che ti lascia in faccia. La sensazione che ti dà di disinfettare, lenitiva e tutto quello che ci dà. Io ancora, un prodotto così. E credetemi, io 4 prodotti ce l'ho, io il signor Missol, manco so chi cazzo sia. Io onestamente non l'ho provato. Questi prodotti qua mi furono consigliati dalla prima persona che mi indirizzò nel Mano Libera e fu Simone Brigida, quello delle caramelle, che quando io gli chiesi di farmi un pacchetto di prodotti per incominciare, però buoni, in modo che così non torni indietro e uno non rovina soldi a cazzo, mi consigliò di prendere questi prodotti e da lì, ragazzi, mi si è aperto un mondo, mi si è aperto un mondo e non li ho più lasciati. Non vi nascondo che quando io ho preso questi prodotti qua c'era il plastic che a me non mi faceva impazzire perché sa di cosmetica. Non so se vi ricordate, anticamente le mamme mettevano l'olio Volax, quello rosa, quell'odore di crema, di cosmetica, fa quell'odore lì che io ora mi vado a mettere, visto che un pochettino mi sono irritato, perché ragazzi a 2 giorni che ci vado sotto veramente. Ma se io tutti questi passaggi con i rasoi l'avessi fatto con questa, ho la famiglia, quella che ci sta sotto nelle bustine da 5 che costa 4 euro, belle gillette, quelle con la riga, bella scivolosa, io onestamente penso che l'ho rovinata a vita in faccia. Anche le plastic piccioli mia, sì, pure 10 euro t'ho sgamato della barba da Marco, stack, poi te li do, va bene Fulvio? Grande! La tecnica, non ho contanti, posso pagare bancomat, è una tecnica antichissima, ma funziona, però lo vedi che funziona. Ora andiamo di plastic, già non vi dico la faccia come ce l'ho, ragazzi, cioè non so se si vede, ma una bellezza, bello liscio. Chi è costui che vuole entrare? Vediamo. C'era una persona che voleva entrare. Ora ho premuto e non mi spunta più. Cazzo, ma perché? Ragazzi, mandatemi un'altra volta l'invito. Non... l'ho premuto ed è scomparso. Quindi, morale della favola, ragazzi, il mirsol, tanta roba. Com'è che tu sei un pochettino sciollina, babba, io me ne ero reso conto. Però che ancora a 50 anni ti fai fottere da me col trucco del ho scordato il contante, posso pagare bancomat? No, bancomat, preferisco il contante. Vabbè, Fulvio, mettiglieli tu, poi glieli do. Ciao, Brunello. Sei un pochettino, diciamo, piscialetto di cannuccia, ti sei fatto, caro ragazzo, ti sei fatto fregare, come faceva Thomas Emilia. Quindi non so problemi miei, il plastic me lo sono messo, quindi i passaggi Mirsol li ho fatti, è finito questo qui, ci andiamo a mettere l'after in maniera seria. Quindi, ragazzuoli, con la scusa che io faccio agire il plastic, che mi sento bello fresco, elettrizzato e croccante, io vi dico una cosa, ricordatevi che il 2 e 3, ciao Filippo Piazza, grandissimo, ricordatevi che il 2 e 3 ci sarà l'evento, ci sarà il buon Marco Balocchi, l'Ubarbon, ci sarà Paolo Barasso, quindi ragazzi non mancate, sono arrivato al Mirsol, ti sei perso l'angolo del patacca praticamente, ciao Michelino!
ti sei perso l'angolo del paracca. Allora, ho usato, caro Brunetto, stasera mi sono voluto deliziare un qualcosa di veramente introvabile, se si trova costa una cifra, ma io l'ho trovato. Martin de Candre al vetiver. Credimi, Brunet, non me ne voglia nessuno, ma siamo proprio a livelli stellari. Come rasoio ho continuato a usare, visto che tu l'hai visto a 2 giorni che mi rado pelo e contro pelo come un disgraziato, il nuovo Razzaroc che propone Marco Balocchi nel suo store, che non ti nascondo è un rasoio di una dolcezza di taglio incredibile. Brunetto, io ti consiglio di provarlo, perché come raccontavo prima ai ragazzi, questa tipologia di testina è molto Asganaway, molto americana, perché ho visto che la maggior parte di tutti i rasoi che usano questa tipologia di testina monolama praticamente sono tutti americani e costano 300, 250, 400. Io non ti nascondo che mi ha incuriosito sto fatto della monolama, perché mi ricordavo i vecchi Bic, quelli che ci davano a militare monolama, che non tagliavano un cazzo, e ho detto sicuramente mi sminchio, ma lo voglio provare. Invece, in dotazione al rasoio devi comprare le lamette a parte. Le lamette che consigliano sono le Feder, quindi quando tu senti una cosa del genere, lamette Feder, sapendo che nel commercio sono le lamette più taglienti che ci sono, io ho detto ci sono due strade: o sto rasoio è aggressivo e ti sminchia la faccia, ho detto fra di noi, oppure ti fai una barba come Dio comanda, molto ma molto dolce. Io no, onestamente, come vi dico sempre, sui rasoi di sicurezza non ho tanta cultura. La mia poca cultura che mi sono fatto, me la sono fatto sulla mia pelle con l'Icon e su tutti i video di Mauro Di Lerni. Non vi nascondo che io video di questo rasoio non ne avevo visti. Ho provato questo rasoio, ragazzi, e sulla mia pelle, con questa lametta, sempre prendete con la pinza, perché con le pinze sto discorso, perché sulla mia pelle riesco a farmi una barba di una dolcezza devastante. E con questa lametta qua sono alla quarta barba, perché non è una lametta. Grazie Filippo, grazie. Non vi nascondo che con questa lametta qua ti riesci a fare anche 3-4 barbe. L'altra sera mi diceva Miro, io mi pare di aver letto che dicevano 8 barbe, però Miro mi ha detto, che Miro è un conoscitore di tutto quello che ci gira attorno, che con questa lametta già 4 barbe sei tirato. Ma sono 4 barbe. Ciao Fabiuccio, benvenuto. Quindi ragazzi, se voi volete provare un rasoio di sicurezza che è dolce di taglio e non costa 100 euro come l'Icon, secondo me da provare è questo rasoio qua. Io non vi nascondo, ragazzi, ci sono gli Icon, ma che vi devo dire, che se penso io il rasoio, diciamo, di sicurezza, penso questo qua? Perché innanzitutto guardate la testina quando è lunga, quindi quando ti devi andare a perfilare il pizzetto ci sei perfetto. E taglia che manco te ne accorgi. Io però che cosa ho fatto? Essendo che io venivo dall'Icon, che l'Icon, come sapete, ha le testine, ha i manici Bulldog, ci siamo? Che già di loro hanno un peso specifico. Mentre lui ti esce con questo manico qua, che è il manichetto in alluminio, perché questo rasoio è ricavato dall'alluminio. Come peso specifico, praticamente, è troppo leggero, quindi abituato con l'Icon che io quando facevo la barba già di peso suo lui taglia, con questo qua mi sono trovato un po' sprovvisto, però non vi nascondo che al terzo 4 cm che tu fai ci pigli la mano. Io stasera che cosa ho fatto invece? Ho preso un manico Icon che ha un suo peso, che ha la stessa filettatura, e ce l'ho montato. Morale della favola, ragazzi, fa tutto lui da solo, bellissimo, l'ho bilanciato. Però nello scendere ho trovato, diciamo, una cosa che mi ha dato miglioria. Nel salire, che è tutta questione poi di mano tua, che la devi gestire, sei diventato fucsia? Sì, un pochettino sì. In che senso? Quindi ragazzi, che dirvi? Se avete modo di comprarvelo, compratevelo. Questo qua sì. Sugli Icon parliamone, ancora non li ho scoperti più di tanto. Sulla mia faccia vi posso dire che lo Slant B1, io con le Feder, che se io metto una Feder su un R89, ragazzi, il sangue nella pancia mi arriva. Io invece le Feder sullo Slant B1 riesco a farmi una barba fotonica, senza neanche toccarmi. Le lamette Feder sono affidabili? Allora Salvatore, e le lamette sono le più taglienti di tutti, praticamente sul mercato, a quanto ne so, queste, le Kai, sono le più taglienti di tutti. Come ti stavo dicendo, se io metto le Feder sul rasoio, anche su un Icon,
a testina, diciamo, orizzontale, io sulla mia pelle mi faccio veramente male. Perché mi sgrana troppo. Ah, mi sono arrossa. Eh sì, Marco. Ah, 2 giorni che faccio pelo e contropelo, crello e contropelo per amore di farmi le barbe. E giustamente sono arrivato al punto che la pelle ora dice: ora per un po' di giorni stati bello tranquillo. E infatti stasera ultima barbetta, che poi il 3 mi faccio sbarbare da Paolo Barasso. E non so se mi spiego, quindi me la godo. Quindi mi faccio trovare anche con la barbetta un pochettino, diciamo, incolta. Così onestamente me la gusto questa barbetta. E che ve dovevo dire? Vi volevo dire che è fard. No, non è fard. Mi sono sminchiato serio. Sono bello arrossato. Ora non ti nascondo che ci metto un pochettino di crema. Allora, che crema ci metto? Una bella crema che mi lenisce il tutto. Che ci metto? Ma ci posso mettere anche l'after volendo. Ci vuole il fluido 3 volte al giorno. Ma sai che gli metto il fluido di Mastro Lello? Mi sei piaciuto, Lello? Sai che avevo... Mi sei piaciuto. Quella sempre, Brunello. Quella sempre. Andiamo di Mastro Lello. Mettici un po' di mela. Tu mi sa che troppo simpatico stai diventando, per i miei gusti. Mi sa che ti devo bannare. Profumazione. Io ci sento un lamponazzo, un qualcosa al lampone. Lenitiva al massimo. Ghiarellino messa lì dietro, onestamente, lo sai che me l'ero scordata. Stavo andando di un balsamo liquido. E che c'è meglio di questa qua, no, hai per dire questa situazione d'arrossamento, anche se non vi nascondo, ragazzi, il mirso l'ha subito sistemato il tutto a livello di quella sensazione di tiramento di faccia, di bruciore. Ma vi posso assicurare che quando c'è una pelle bella rilassata, sì, minchia, il Fibrex, così muoio, qua è messo di lato e manco lo tocco, quello è ghiaccio. Ho comprato per la prima volta un rasoio protezione Zenith. Salvatore, si dovrebbe vedere qual è. Se uno un close and comb, come mi insegnano, con testina molto bassa, ti ripeto, poi è tutto, ragazzi. Allora, a prescindere il rasoio che possa essere dolce o no, questo qua dell'Icon è uno dei rasoi più dolci. Questo qua è quello che da questa parte a open comb, da questa parte a closed comb. Se io qua ci metto un astra verde, mi faccio una delle barbe più belle della mia vita. Se da questo qua, dalla closed comb, io gli metto una feather, la lametta, quella che ti dicevo, super tagliente, mi sminchio alla grande. Quindi è molto, ma molto, ma molto, diciamo, personale innanzitutto beccare la lametta giusta per la propria faccia. Tipo l'altro giorno, non vi nascondo, che ho provato sullo slant, volevo provare le persona. Non so se vi ricordate questa diretta, cioè a un certo punto l'ho dovuta levare, ragazzi, perché non mi tagliava il pelo in faccia. Non aveva quell'angolazione, perché se come quel rasoio me lo ricordavo con la feather come tagliava, ho detto c'è qualcosa che non va. Quindi mi sono fermato, ho cambiato la lametta, ragazzi, mi si è aperto un mondo. Perché con lo slant B1, con la lametta giusta, non senti neanche il rasoio che ti taglia. Proprio senti proprio che ti sta levando la schiuma col dito, così. Nel frattempo lo taglia. Per quello che spendi, prendi qualcosa di decisamente migliore, come un Mercoro Simul. Perfettamente d'accordo, Aurelio, perfettamente d'accordo. Però non ti nascondo, tu che sei una persona che a sua volta conosci bene i rasoi di sicurezza, e mi pare di sì, che tu sei, tu con, diciamo, con Miro, sei... Compa, provalo e poi mi dici, provalo, e poi mi dici. Ti ripeto, strabiliante, sulla mia faccia. Non vorrei che sia come l'effetto lametta, che magari se lo metti in faccia a qualcun altro con le feather e si sminchia di brutto. Io onestamente, ragazzi, provo una sensazione di rasatura, ma così dolce, incredibile. Vi ripeto, ora sono sgranato perché ha 2 giorni che mi faccio pelo e contropelo e sfido chiunque a farsi il pelo e contropelo. Però, ragazzuoli, credetemi, è un rasoio che ha un taglio di una dolcezza incredibile.
Incredibile. Questo non ci entra qua. Aspettate che cambio la testina, perché rimetto la testina, perché quella è la testina del veteran e non la tocco. Allora, questo lo metto qua. Fate i bravi, nel frattempo voi litigate. Sono stato i primi ad averlo nel cassetto. Ah, già tu ce l'hai. Ah, se ce l'hai. E che cosa ne pensi, Aurè, visto che ce l'hai? Se ho capito bene che tu ce l'hai. Io, ragazzi, mi sono trovato di lusso. Ma veramente. Poi ti ripeto, ho visto, perché poi, giustamente, cosa ho fatto? Ho cercato di capire questa tipologia di rasoi e vedere tutto quello che ci gira attorno a questo mondo. Vedete col suo manico proprietario com'è? Sono arrivato tardi. E io, ragazzi, con i rasoi di sicurezza, voi lo sapete, io non è che c'ho tanta... Sto imparando ora, perché mi avete infognato voi da quando è venuto il signor Icon a Palermo. Non vi nascondo, ma io non li conoscevo questa tipologia di rasoi. Io sono innamorato dei Mano Libero, non ci posso fare niente. Però, come vi ho detto l'altra volta, se io ai tempi conoscevo questi rasoi di sicurezza a questi livelli qua, forse, e dico forse, non ci arrivavo al rasoio a Mano Libera. Lo so che è una cosa brutta quello che sto dicendo, perché mi sono reso conto che a questi livelli qua sia una dolcezza di taglio, ragazzi, da fuori di testa, veramente. E quindi fai la differenza, veramente, è un prodotto allucinante. Ah, lo sai che quel fluidino già mi ha dato il sollievo? Mi pettino il pizzo. Fulvio, continua a inferire. Continua, continua. Io vi vorrei toccare, ragazzi, la mia faccia. È uno spettacolo. Poi vi ripeto, il post rasatura di chi possiede un Martin de Candre, ragazzi, è da fuori testa. Poi questo qua, il vetiver, che ho visto ora che è una serie limitata, io l'ho preso, ragazzi, senza rendermi conto. Ciao Lillo, non vi nascondo, ragazzi, che è qualcosa da fuori di testa, una profumazione buonissima, il vetiver lo adoro. E un post rasatura, ragazzi, forse uno dei migliori saponi che ho mai provato in vita mia per quanto concerne la rasatura, veramente. Non condivido il prezzo, ovviamente, perché 50 euro è un pochettino troppo, secondo me, esagerato. Però, ragazzi, lo vedete, ho fatto una barba, la ciotola sempre rasa. Cioè, è questo che mi vuole, talmente la concentrazione del prodotto, che io stasera ci ho fatto la barba. Cioè, io vi voglio far vedere, la ciotola è piena. Guardate qua. Ci siamo, è rasa, cioè rimane rasa. E quando la consumi mai? Cioè, qua hai 2000 anni di barbe di piacere. Capito qual è? Ma l'odore del proraso rosso ti fa impazzire. No, ma fatti la barba col proraso rosso, non è che per forza devono essere buoni. Allora, ragazzi, per me i prodotti buoni, ovviamente Fulvio sta scherzando, è buona la proraso rossa, per carità, per chi piace quella profumazione. La profumazione può essere una cosa, diciamo, molto ma molto personale, ma quello che conta è il post rasatura. Io ora, se voi avete visto prima, mi sono fatto la barba due passate, mi sono lasciato agire un pochettino la schiuma in faccia. Ragazzi, ho la pelle, pochi saponi mi fanno la faccia così. Lo dico sincero, ragazzi, c'è poco da dire. Provatele e poi mi dite. Come sempre, diciamo, da settembre a ora, diciamo che di quello che ho detto io e magari avete acquistato, non sotto consiglio mio, ma sotto scimmia che ve l'ho immischiata. Io finora minchiate non ho detto. Nel gruppo c'è Antonio Lombardo che ce l'ha un Martin de Candre, e dimmi se dico bugia che non fai la differenza mettendoti in faccia un Martin de Candre. Vi ripeto sempre, non condivido il prezzo, ragazzi, il prezzo è da fuori di testa, però la concentrazione è talmente tanta che ti dura una vita. Io vi consiglio, se potete, pigliatevi il vasettino quello piccolino alla fine per provarlo. L'unica minchiata è che qua per prelevare si butta il sangue, detto fra di noi, è un pochettino rompicoglione. Giustamente sulla ciotola viene meglio a caricare il pennello, ma ci vale, ragazzi, credetemi, ci vale sperderci sto tempo. Il prezzo, ragazzi, confermi. E tu, Andò, ce l'hai quattro prodotti. Ho visto stasera che ti è arrivato il Ciniello, il Oud, ed è
Buonissimo, buonissimo. Vedi, il Ciniello è un, diciamo, uno che fa sapone in Italia, che si è andato a mettere, a insidiare su una fascia già medio-alta nei saponi. Ovviamente fatto in Italia, le profumazioni sono più forti del normale, come mi piacciono a me, perché a me quando mi schiumo la faccia mi piace sentire proprio il profumo del sapone, che non deve essere un'essenza che si sente o non si sente, io devo sentire l'odore e poi dopo mi devo mettere l'after che deve essere la continuazione dell'odore. Giustamente chi ne sa di più di me mi ha spiegato che in Italia ci sono degli standard da rispettare a livello di potenza di profumo, mi pare il 3 o il 5%, se mi spiegano bene. Io non so perché gli altri riescono a farlo più potente, che forse se ne strafottano delle leggi, però a me mi piace di più in quel modo. Comunque la discussione andrebbe discussa alla lunga, ma ora... Va bene, Aure, mi sa che la possiamo fare questa discussione all'evento, perché ci sarà da parlare e non ti nascondo che voglio chiarire con voi che ne sapete di più di me su questo mondo per capire questi cazzo di mano libera. Io non ti nascondo dicendo un'altra volta, ho provato l'Icon, grazie a voi li ho conosciuti. Ci ho trovato finalmente anche la lametta che sulla mia faccia mi fanno stare bene la faccia e sono praticamente le astraverdi sui rasoi, quelli normali, tipo il veteran, quello che è da una parte open, quello che è dalla parte closed. Ci ho trovato le astraverdi. Non ti nascondo che mi ha stupito però questo rasoio qua. Mi ha stupito il fatto che mi fa una rasatura ancora più profonda e ancora più delicata. Proprio detto fra di noi, di un veteran, non lo voglio dire. Costa 38 euro, non 100 euro, capito? Quindi parliamone. Io se vuoi all'evento lo porto, ragazzi, vi faccio fare la barba con questo coso qua, vi rendete conto come taglia? Quindi se ci sono i prodotti dove si risparmia e magari ha un prodotto di super fascia altissima, wow, gliela mette in saccoccia, secondo me è buono dirlo, perché questo gruppo serve proprio a questo. Noi i soldi non ce li dobbiamo fottere da nessuno. No che il signor Aigo non ci fotte i soldi, per carità, perché la qualità costruttiva è devastante. Però con un rasoio di 38 euro io mi faccio una barba fotonica, meglio di un rasoio a testina da 100 euro, io è giusto e doveroso che lo dico, come lo dice un Bruno per un'altra situazione, per un prodotto, una crema, un after. I nostri gruppi nascono per questo. Io ragazzi vi faccio vedere un'altra volta il rasoio che ho affilato del buon Franco Alfonso in maniera allucinante. Vi faccio vedere questo rasoio che mi è stato concesso, che a stavolta è stato regalato a Franco, è un Medusa, non so se vi ricordate. Peppe il Fenix in basso a destra, lo hai già usato qualche volta? In basso a destra. Allora, tu mi vedi così, quindi a sua volta la destra è questa qua. In basso a destra. Questo qua tu dici, Peppino? Se dici questa qua, sì, è buonissimo, sia questo che l'after. Però l'after è dedicato a quella, alla ciotola, all'altro Fenix, quello nero. Ma sono tutte, tu lo sai, Peppino, no? Se tu le segui sempre le mie dirette, io sono innamorato dei Fenix. Anche se mi spiegano che i prodotti al tavolo sono i prodotti più bassi a livello di livello di costruzione, perché il tallo mi spiegavano, mi ha spiegato che si usava tantissimi anni fa. Cioè, tantissimi anni fa per saponificare, perché non esisteva niente di, diciamo, di ultima generazione di chimico per saponificare e si usava il grasso animale. Oggi siamo arrivati al livello che non abbiamo bisogno e mi spiegava una persona che magari se la vuole dire lui la dice, ma io non lo dico, che il tallo, un vasetto di crema da barba al tallo dovrebbe costare 50 centesimi. Scusate, quindi... Vi ho detto tutto, perché oggi si saponifica in maniera diversa. Vi faccio vedere un'altra volta sto rasoio che ci tengo, perché ho letto un forum dove sto rasoio se ne sono state dette all'infinito. L'acciaio taglia, non taglia, di qua, di là. Io vi posso dire, ho provato a fare prova pelo, taglia, ma niente di fotonico. Poi questo rasoio che c'è scritto qua, ora ve lo faccio leggere, spero che si legga. Mastro Livi per Franco Alfonso, rasoi ragazzi che hanno una storia, sono fatti proprio apposta per lui, i quali gliel'ho ravvivati per, come dice il buon maestro, sulla pasta verde.
Ma io sono pienamente d'accordo, Peppino, pure io vivo il tallo, perché le barbe che mi sono fatto in vita mia col tallo. Allora, ragazzi, c'è questo after qua. Se avete modo di provarlo, io mi cappotto. Mamma mia, buonissimo, buonissimo. Di che cosa sa? Non lo so, ma è buonissimo. Buono, buono, buono veramente. Se provi questa e la schiuma. Il Phoenix, quella polvere da sparo, ragazzi, vado fuori di testa. Mamma mia, che buono. Ragazzi, sono uno più buono dell'altro, ma che vi posso dire? Sono i miei profumi. Però non vi nascondo che. Non vi nascondo che. C'è questo qua. Che me l'ha mandato Francesco Marrapodi. Hai detto una cosa, vedi? Per quello che hai detto, Peppino, ti dovrebbero fare santo e patrimonio dell'UNESCO queste parole. Il ragù senza lardo, che minchia di ragù è? Però quando tu nel ragù gli metti, noi li chiamiamo attaccaglieddi, ma sarebbero gli sfilacci di carne con il grassetto. Gli metti un pochettino di, diciamo, di carne di primo taglio, il pezzettone, gli metti un po' di salsiccia. Il sugo si fa con l'astratto e non si fa con la salsa. Fatto cucinare a fuoco lento almeno 4 ore. E poi ti mangi la pasta. E a sua volta le polpette che tu hai fatto, la carne, la salsiccia che ci sono dentro il sugo, te lo mangi di secondo. Patrimonio dell'UNESCO, ragazzi. Comunque. La direttina l'abbiamo fatta, domani ne faccio un'altra così tanto per stare insieme. E io con questo qua, ragazzi, vi abbraccio, vi ricordo l'evento. Faccettina super liscia. Ciao Lello 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 Lello. A salsiccia ci vuole il noragù, sì. Le tracchie, che sarebbero secondo me i nostri sfilacci di carne. Quelli, ragazzi, sono incredibili. Ovvio, il colesterolo ti sale a 14 milioni, ma chi se ne fotte, se muoio contento, come si dice? Ma, cioè, ne vogliamo parlare del lardo di colonnata col miele? Con un buon vino? E ti fai dei panozzi, dei tranciotti, dei crostini di pane con lardo di colonnata e il miele? Che ti fai tutta la bocca bella buona, 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 buona. Ci metti di sopra un buon vino, che ti posso dire? Un buon Brunello di Montalcino che mi piace tanto, annata 2013, che è stata una buona annata, e poi a sua volta finisce con un bel grappino e ti fumi un bel sigaro. Il mondo è mio. Ragazzi, non mi fate sognare. Io vi saluto, ragazzuoli, barbetta fatta. Spero di essere stato come sempre utile per quel poco che mi compete, ci sentiamo domani, ci vediamo domani. Mi raccomando, ragazzi, pigliate come un punto di impegno il sabato e la domenica. U capuliato, e il capuliato è capuliato, calogero. E quando. Allora, carne, capuliato, salsiccia, attaccacchi, ci devono essere per forza nel sugo, perché sennò è pasta con la salsa. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Ragazzi, vi saluto, buonasera. Iscrivetevi al canale, ciao Donà. Ciao Brunello, ciao Antonio, ciao Cricri, ciao Mastrolello, ciao Peppino, ragazzi, mi saluto a tutti, ci vediamo. Maledetto hai fame, mi vinno appetito e ho mangiato 10, manco un'ora e mezza fa, ti rendi conto che scenderei a farmi tu spaghi con sugo? Bucatini, mi raccomando, ci va di dentro. Col cucchiaio, perché mangiare col cucchiaio non è vergogna, perché io quello che rimane nel piatto con la forchetta non lo posso prendere.